A distanza di 22 anni, ringraziato la Madonna che mi ha dato sempre la salute, spero, vediamo cosa viene fuori. Questa l'ho fatta la prima volta nel 2002 e ci impiegai 25 giorni, però quella volta ero più giovane, anche se avevo 56 anni, ora ne ho 78, forse cambia qualcosa, però con l'aiuto della Madonna sicuramente andrà bene. Parla così Ulderico Lambertucci, classe 1946, alla partenza di un'altra epica impresa, la Loreto Lourdes, per portare il suo grazie alla Madonna. 22 anni fa ho impiegato 25 giorni, no? E stavolta che ne so, diciamo 35, va, per le tappe, ecco, cerco di fare una cinquantina di chilometri al giorno se ci riesco. Quale sarà il suo messaggio? Che preghiera farà? No, la preghiera perché ritorni la pace nel mondo, in tutte le parti del mondo. Cioè, sicuramente questo viaggio è proprio per ringraziamento alla Madonna che mi dà ancora la salute a quest'età, ecco. L'allenamento è il lavoro, supportato dall'Associazione Sportiva Dilettantistica con le Marathon di Fano, percorrerà quasi 1.500 km con tre paia di scarpe da running e poco altro nel camper che lo segue nell'impresa. Allenamento soprattutto faccio nel lavoro, stando in cantiere 8-9 ore, forse anche 10 delle volte. Allenamento è quello lì. Dopo la sera, sì, è vero, esco un'oretta così corricchiando. A casa c'è Delia, preoccupata, sì, vista l'età, ma che lo supporta e aspetta le sue chiamate a fine giornata. È un po' preoccupata, è normale, perché ormai c'ha 78 anni, che vogliamo fare? Questo ormai già questo pallino si è fissato, tocca stargli a accontentarlo. Lui si allena, mangia bene, non è che fa stravizi, non fuma, non beve, insomma, sta attento con l'alimentazione e con tutto. E dopo la sera ci sentiamo al telefono, sì. Certo, una volta al giorno, due, adesso, com'è libero, chiama lui in genere, chiama più lui che io. A 60 anni nel 2006 ha già percorso 12.000 km da Macerata a Pechino in 6 mesi per pregare sulla tomba del missionario suo concittadino padre Matteo Ricci. Ha manifestato la sua fede toccando tra il 2002 e il 2008 i santuari di Lourdes, Santiago de Compostela, Fatima, Cestocova, arrivando fino in Terra Santa, unendo devozione religiosa e passione sportiva. Ci ha preso gusto ormai Lambertucci dopo il famoso exploit del Macerata Pechino del 2006. Insomma, lui ha continuato a percorrere questi tracciati della fede, quindi è un'impresa incredibile quella che vuol fare, ma riteniamo che la tempra e la testa possa farcela tranquillamente. Camminare è la parabola della nostra vita, ha sottolineato Monsignor Dalcin nella benedizione, riferendosi alla Madonna in pellegrinaggio.